Marcello, siete rimasti soddisfatti per quest'ultima edizione di Centrale Festival? Sì, molto. Una grande energia, un pubblico molto giovane che è venuto anche da fuori le Marche, quindi c'è una grandissima curiosità per questo festival che è il più longevo delle Marche per quanto riguarda la fotografia ed è un festival che in maniera davvero originale e sperimentale si occupa di Under 30. Quindi è la visione, tra l'altro anche il comitato di selezione hanno sotto i 30 anni, quindi sono i trentenni che guardano loro stessi. Ora quali sono le prossime iniziative? Finite le 3 giornate inaugurali, noi daremo la possibilità a tutti quelli che vorranno, su prenotazione, di fare delle visite guidate gestite dai collaboratori di Centrale Fotografia. Daremo la possibilità di vivere in maniera interattiva queste 9 mostre che sono presenti nella Rocca Malatestiana. E poi ci sarà la possibilità anche di vedere nei fine settimana il LOF che abbiamo a Mondolfo, cioè la mostra al cinema adriatico che si chiama Immaginando Tutto di Oreste Baccolini. E anche quella ci sarà la possibilità, insomma, di avere delle visite guidate nei fine settimana. Poi a ottobre Centrale Festival sbarca a Milano. Sì, esatto, sembra quasi un sogno. Abbiamo cominciato questo festival in modo incosciente all'interno del Caffè Centrale. Invece dal 6 all'8 ottobre il format di Centrale Festival si trasferirà a Milano, nella zona della stazione centrale, dove il Comune di Milano sta facendo un'opera di riqualificazione. Quindi anche questo festival darà la possibilità di conoscere delle zone, quindi fare una progettazione di eventi, talk, mostre all'interno di un percorso che si potrà fare attraverso delle biciclette. Tra l'altro stiamo pensando noi di Centrale Fotografia di realizzare un pullman e quindi andare tutti insieme a Milano.